Una trasformazione viene detta ciclica quando parte da un punto A, arriva a un punto B e poi ritorna indietro al punto di partenza. In questo caso il sistema nella corsa di andata compie un lavoro positivo sull'ambiente perché di fatto sta abbassando la tua temperatura per spostare una parete mobile verso l'esterno. Ma al ritorno il lavoro sarà negativo perché di fatto stiamo riducendo il volume di sistema e aumentandone la pressione. Quindi è l'ambiente da B ad A che fornisce lavoro al sistema, che sarebbe dal punto di vista del sistema lavoro negativo, perché il sistema fornisce lavoro positivo all'ambiente, ne riceve lavoro negativo. Dunque l'area sotto la curva nel percorso di ritorno è quella rossa. Al netto il sistema avrà ceduto l'area azzurra, ma avrà ricevuto l'area rossa. Dunque il lavoro complessivamente ricevuto dal sistema sarà pari alla area quadrettata data per differenza tra quella superiore ricevuta e quella inferiore ceduta. Quindi complessivamente il sistema avrà ricevuto un lavoro pari a quest'area, o meglio, ne avrà compiuto uno negativo di resistenza sull'ambiente pari a quest'area. Viceversa, se la trasformazione fosse andata da A a B dalla parte superiore e poi ritornata dalla parte inferiore, ci sarebbe stato un lavoro a righe verticali compiuto sull'ambiente all'andata e uno invece resistente da B ad A, azzurro, quindi con le righe diagonali. Il bilancio complessivo sarebbe stato la stessa area, ma stavolta sarebbe stato fornito verso l'ambiente. Del resto, che succede? Succede che io con una grossa pressione sposto, facendo crescere il volume, una parete verso l'ambiente. Dopodiché, per ritornare al punto di partenza, avere una trasformazione di tipo ciclico, ho bisogno che qualcuno mi ricomprima, ma nel frattempo all'andata ho fornito una grande quantità di lavoro superiore a quella che invece ho richiesto per essere riportato al punto di partenza. Dunque, questo sarà il lavoro della trasformazione ciclica dato per differenza tra due aree. Lo stesso ragionamento avremmo potuto farlo con qualsiasi altro andamento di pressione volume, per cui non è legato necessariamente alla trasformazione isoterma da cui nasce questo grafico. Ovviamente la trasformazione può avere tanti andamenti, per esempio questa non è un'isotermica, quindi che il lavoro in una trasformazione ciclica sia pari alla area netta sottesa da tutte le curve è un risultato di carattere generale che va adattato di volta in volta alle trasformazioni che possono essere di vario tipo. Abbiamo visto la isobara a pressione costante con lo stratagemma del dinamometro e quindi avremmo una curva PV così. Abbiamo la trasformazione isocora che in realtà invece va così perché è a volume costante. Abbiamo la trasformazione isoterma che è questa. Per tutte vale la regola che l'area sotto la curva è pari al lavoro scambiato. In una trasformazione ciclica sarà l'area netta e quindi l'area ritagliata da tutti i grafi nella trasformazione ciclica che partono da un punto di partenza e ritornano al punto di partenza dopo una serie di evoluzioni. Un altro tipo di trasformazione può essere quella a
calore zero, cioè nel caso in cui abbiamo delle pareti del contenitore molto spesse e isolanti, possiamo considerare che il flusso di calore da sistema verso l'ambiente e viceversa sia annullato, per cui Q sarà zero. Allora nella adiabatica avremo Q-L che è uguale sempre a delta U, ma in questo caso Q è pari a 0 e quindi la variazione di energia è legata soltanto al lavoro. Dunque, in una trasformazione adiabatica, essendo il calore pari a 0, il sistema può incrementare energia interna soltanto se L è negativo, perché moltiplicato per il segno meno diventerebbe positivo. Quindi se riceve il lavoro dall'esterno può incrementare la sua energia interna e quindi la temperatura. Se invece deve compiere lavoro sull'esterno, L sarà considerato positivo, quindi meno L sarà negativo e delta U sarà di conseguenza negativo.